Bonucci, che ha parlato dell'esposto inviato al procuratore federale Palazzi, dove in qualche modo ha dato forza alle nuove confessioni di Masiello, di Andrea Masiello, rispetto ad esempio a Salernitana Bari stagione 2008-2009. Nicolucci ha detto che la Salernitana in quel periodo dava denaro per vincere partite che servivano per evitare la retrocessione. Sarebbe accaduto questo, usiamo chiaramente il condizionale. Il suo avvocato ha parlato poco fa, l'avvocato Daniela Pigotti, ha tenuto a precisare che Micolucci è stato ascoltato come persona informata sui fatti e che il suo atteggiamento continua ad essere collaborativo. Ha detto: non ci fosse stato Micolucci probabilmente nessuno avrebbe mai capito i meccanismi del calcio scommesse. Ha tenuto a precisare, perché questa è una cosa che ha sottolineato con forza, se si è parlato del Bari di Conte era solo un riferimento temporale, perché il tecnico del Bari in quella stagione era per appunto l'attuale allenatore della Juventus, quindi ha tenuto a precisare questo. Si è parlato del Bari di Conte, Micolucci ha parlato del Bari di Conte solo perché Conte era l'allenatore del Bari in quel periodo, quindi era un riferimento cronologico e temporale. Questo ha detto l'avvocato Pigotti. Abbiamo avuto modo di ascoltare anche il pubblico ministero Ciro Angelillis, che ha detto una frase abbastanza importante. Ha detto ai giornalisti: voi che potete andate al mare, perché per noi invece è ancora molto lunga. Ed è tutto. Grazie Anni, guarda là Giovanni, per sapere le ultime sulla Juventus e sapere come sta Buffon, perché dalle sue parole insomma c'è cauto ottimismo, è così? E poi un'altra curiosità avevo, ma te la chiedo dopo. Sì, allora intanto rispondo subito alle due prime domande riguardo Buffon. Oggi Buffon si è allenato regolarmente, quindi diciamo che l'ottimismo c'è, anche se ovviamente il primo allenamento che fa dopo il leggero infortunio con il Malaga. Ricordiamo anche che Buffon ha saltato la prima parte della preparazione perché era in vacanza dopo gli europei, quindi non abbiamo certezze di vederlo in campo. Verranno prese delle decisioni a riguardo nei prossimi giorni, anche perché appunto bisognerà valutare che non si corrano rischi, altrimenti è pronto Storari, come è accaduto già diverse volte in questa fase della preparazione, per Storari che appunto si è sempre allenato fin dall'inizio. Per quanto riguarda invece quelle che sono le notizie più fresche, vi dico che c'è in atto un incidente diplomatico tra Juventus e Napoli, perché è accaduto un episodio singolare. Di fatto oggi, circa un quarto d'ora dopo l'inizio dell'allenamento della Juventus, la sicurezza juventina ha trovato all'interno dell'impianto dove appunto la Juventus stava allenando due strettissimi collaboratori di Walter Mazzarri che spiavano l'allenamento, provavano anche a filmarlo. Sono intervenuti appunto gli uomini della sicurezza, che hanno avvertito il direttore sportivo della Juventus Paratici, e sono stati immediatamente allontanati dal campo sportivo della Juventus. Ci risulta che il direttore sportivo Paratici ha sentito telefonicamente anche il direttore sportivo del Napoli Bigon per protestare, per dire la sua in maniera anche decisa, manifestare tutto il disappunto della Juventus per questo episodio. Ancora non abbiamo registrato sul Napoli, ovviamente, il nostro Barzagli, che magari vedremo se registrerà qualcosa da parte del Napoli. Comunque sappiamo appunto che il contatto tra i due direttori sportivi c'è stato per appunto parlare di questo episodio, che la Juventus insomma è spiaciuto in modo particolare. Questo è quello che è successo, insomma, questo incidente diplomatico. Chiudo, e poi se avete altre curiosità io sono qui, dicendo qualcosa a proposito invece di Antonio Conte, perché su alcuni organi di informazione sta uscendo la notizia di certe dimissioni di Conte al rientro da Pechino. Non c'è stata una smentita ufficiale da parte della società, anche perché la società su Conte è intervenuta già diverse volte, ma fonti molto molto vicine alla società juventina ci dicono che assolutamente Conte non ha la minima intenzione di dimettersi dalla Juventus, nemmeno in caso di condanna pesante. Questo è quanto risulta a noi, registriamo e vi riporto. Certo Giovanni, Vanessa. Certo Giovanni, nel collegamento precedente, no, dicevamo di quanto fosse, di come vivevano questo momento, di come viva questo momento la Juventus, di quanto si cerchi di isolare la squadra da tutto il resto. Poi
È logico che le notizie si susseguono e non è facile neanche per i giocatori, per lo stesso Conte, riuscire a distogliersi totalmente dal calcio scommesse. Penso a domani e dopodomani che arriveranno le sentenze, le decisioni della disciplinare per Bonucci, Pepe e lo stesso Conte. Insomma, non è facile. No, sicuramente non è facile, però la Juventus l'aveva messo in preventivo perché le date delle sentenze erano chiare, si sapeva che sarebbero cadute in piena trasferta qui a Pechino e evidentemente, insomma, hanno lavorato anche per cercare di isolarsi il più possibile. È chiaro che tutte queste notizie che si rincorrono non fanno di certo bene all'umore, perché è chiaro che insomma, un minimo può influenzare tutto questo rumore intorno alla squadra, anche se, come ha dichiarato Pirlo oggi, la squadra è talmente forte caratterialmente, ha detto l'ex giocatore del Milan, che non ci facciamo testualmente influenzare da quello che succede intorno a noi, noi pensiamo a giocare, abbiamo dimostrato più volte di essere in grado di non farci influenzare appunto dalle voci che ci circondano di qualunque tipo sia. Delle Olimpiadi del 2008, qui c'è stata la cerimonia d'apertura, la cerimonia di chiusura, oltre a tante altre manifestazioni olimpiche appunto nel 2008. Qui si giocherà la Supercoppa italiana sabato prossimo alle 20 ora di Pechino, alle 14 in Italia, e vediamo, insomma, cerchiamo di capire come si sta avvicinando la Juventus a questo evento. Intanto la squadra continua ad allenarsi per due volte al giorno, nonostante il clima davvero insopportabile, c'è un caldo umido, si fa fatica a parlare da fermi, figuriamoci a respirare bene quando si corre. I dubbi di Antonio Conte sono fondamentalmente tre al momento. Uno riguarda il portiere. Gigi Buffon si è allenato questa mattina, ma insomma, non è ancora al meglio delle condizioni. E lui stesso ha detto: io ho una condizione in questo momento non ottimale, dovuta all'età, l'ho detto scherzando, però non sono acciacchi tremendi e quindi dovrei essere in grado di recuperare. È chiaro però che è pronto Storari, così come ha dimostrato in tutte le partite amichevoli, e in caso potrebbe scendere in campo proprio lui, visto che si sta allenando, al contrario di Buffon, appunto, con grande regolarità. Per quanto riguarda gli altri dubbi, l'esterno di sinistra, se De Ceglie recupera, dovrebbe essere preferito da Samoa, che in quella posizione fa un po' fatica, e poi Vucinic, che anche lui reduce da un infortunio, dovrebbe scendere in campo, favorito poi Giovinco su Matri per affiancarlo. Per il resto non ci sono altri grossi dubbi, la squadra continua ad allenarsi, certo il clima all'interno dello spogliatoio non può essere dei migliori con tutte le notizie che arrivano dall'Italia, ma Pirlo è intervenuto anche su questo oggi insieme con Buffon nel corso di una conferenza stampa, e Andrea Pirlo ha detto: sì, Conte, Bonucci, Pepe stanno vivendo un momento di difficoltà, ma la nostra forza è, l'abbiamo dimostrato l'anno scorso, è estranearci totalmente da tutto quello che accade fuori e saperci concentrare su tutto ciò che succede in campo, e faremo così anche sabato contro il Napoli.